Classifica dei 10 paesi più felici al mondo. Secondo me, la Corea del Nord è al primo posto. Allora, classifica, ogni anno viene fuori la top 10 della classifica dei... Chiaramente, video non recente dell'Hambre Nedamus lo si può vedere dalla rotondosità, diciamo. Della faccia dell'Hambre Nedamus, guardate come era bello quasi cicciotto, Paesi più felici al mondo. È venuta fuori la classifica dei paesi più felici al mondo del 2022, ovviamente siamo nel 2023. chiaramente cicciotto natural. Ti fanno la classifica del 2022. Ogni anno nella classifica dei paesi più felici al mondo risultano i paesi scandinavi, quindi No, ma io voglio una classifica lambrenedettonica dei 10 paesi più felici al mondo, non di qualche rivista o qualche sito internet. E che cavolo. abbiamo al primo posto la Finlandia, poi abbiamo la Danimarca, poi abbiamo l'Islanda, abbiamo la Norvegia, abbiamo la Svezia, abbiamo... Questi qui non ci hanno capito niente, non hanno messo la Corea del Nord al primo posto e la Cecenia al secondo. Abbiamo Israele, hanno messo Israele, hanno messo la Svizzera, c'è il Lussemburgo, c'è l'Olanda, questi sono i primi 10 che ogni volta vengono. Quindi generalmente ci sono i paesi, diciamo, del nord, ci sono i paesi con maggior reddito pro capite. Poi nelle prime classifiche trovi anche magari gli Stati Uniti, il Canada, eccetera, eccetera, eccetera. Se vai a vedere, noi siamo molto indietro in molti paesi dove... In verità, gli Stati Uniti non li ho mai visti in nessuna classifica dei 10 paesi più felici al mondo. Il reddito Ma forse l'Hambre Nedamus pensa che Stati Uniti e Canada siano la stessa cosa, la stessa faccia della cricca? basso, hanno le ultime posizioni. Questa classifica che viene fatta, quindi mettendo Finlandia, Svezia, Svizzera, Paesi Baschi, scusate, Paesi Bassi, Olanda, quindi questi sono i... Paesi Baschi. Paesi Danimarca, quindi i primi 10 posti sono questi. Non è una classifica fatta. L'errore che molti fanno, che dicono: no, ma come cavolo, ma perché di qua? La classifica dei paesi più felici non è la classifica dei paesi più belli al mondo. Non è perché in Lussemburgo c'è poco o niente, diciamo, dal punto di vista paesaggistico o architettonico. Non si parla male del Lussemburgo, caro Lambre Nedamus. Allora non è un paese felice perché noi abbiamo comunque in Italia, in Spagna, in Francia molta arte. Non è la classifica dei paesi con più arte, con più storia o dei paesi più belli su cui uno comunque ha comunque da dire, perché Ma va, infatti si chiama Classifica dei 10 paesi più felici al mondo. A Lambre Nedà, noi l'italiano lo parliamo e scriviamo bene, magari per me il paese più bello. eh? A differenza di alcuni personaggi che frequentano YouTube, che frequentano Facebook in modo un po', propagandistico. Al mondo può essere Cuba, il Brasile o Santo Domingo, e per un altro può essere un altro. È sempre una questione soggettiva. Quando vengono fatte queste classifiche, bisogna un attimino anche capire, quando viene fatte le classifiche sul discorso della felicità, Ma Olginate ci sarà nella classifica dei 10 paesi più felici al mondo, no? Perché Olginate non fa parte dell'Italia, ma è il famoso paese chiamato Lambrenedettoland. vengono fatte in base ai servizi e al tipo di vita, ma soprattutto la base fondamentale su cui viene fatta questa classifica sono gli sghei. Se voi andate a vedere No, ma veramente? le classifiche, 2 minuti e 32 secondi per dire una cosa che era chiaramente
chiarissima fin dall'inizio. Scopre di nuovo l'acqua calda e l'Ambrenedamus. Per queste cose è proprio un asso. Nei paesi più felici sono tutti paesi dove hanno un reddito pro capite alto. Lussemburgo, Svizzera, paesi nordici, Islanda, che ne so, anche in Islanda, Irlanda, Danimarca. Sarà che, secondo il Lambrenedamus, Islanda e Irlanda siano lo stesso paese? Magari non sa della differenza tra questi due paesi, uno è l'Irlanda, l'altro è l'Islanda, chissà. Marca, perché semplicemente, e io condivido questo tipo di classifiche, perché Ma come condivide queste classifiche qui? Un antineoliberista come l'Ambrenedamus, non dovrebbe concordare con tali classifiche basate solamente sul neoliberismo? solo gli ipocriti vengono a dirti che gli sghei, i soldi, i bani, i danì, come dicono in Brianzoglia, non fanno la felicità. Non è assolutamente vero. I soldi fanno la felicità, perché se hai i soldi, hai comunque un reddito buono, comunque sei più felice, ok? I soldi fanno la felicità. Se uno dice di no, è ipocrita. Generalmente lo dice chi non c'ha niente, ma i soldi fanno la felicità. Ed è per questo Ok, quasi 7 minuti di video. che le classifiche Ma ce li dice o no, sti 10 paesi più felici al mondo? dei paesi più felici sono tutti paesi dove comunque se uno lavora, ok, ha la soddisfazione. Noi vogliamo sentire la classifica dei 10 paesi più felici al mondo con tanto di numerino. Primo posto, secondo posto, terzo posto, quarto posto, quinto posto, sesto posto, settimo posto, ottavo posto, nono posto, decimo posto. E invece ci ha dato così una mezza classifica, tra l'altro un po' rubata da qualche rivista, sito internet. Io volevo una classifica personale, mannaggia, volevo sentire la Corea del Nord al primo posto, la Cecenia al secondo, Zio Vlad Land al terzo posto. Guardare bene. Ci siamo capiti? Sì, ci siamo capiti, 3 minuti, quasi 4 minuti per spiegare un concetto che avrei capito il primo mezzo secondo di video. La felicità ovviamente è individuale, è chiaro che Ma come? Non ha appena detto che i soldi fanno la felicità. Abbiamo sforato gli 8 minuti per questo video dal titolo un po' acchiappa visualizzazioni, visto che non è che ci abbia proprio parlato dei 10 paesi più felici al mondo. È tutto. Ciao ragazzi.